sul grigio pavimento della piazza, dove noi abbiamo lasciato sedie vuote, macchine spente, moto alla deriva, s'affacciano radiosi i gialli eliopsis. È come un annuncio d'amnistia. Che cosa posso dire di questa avara vita? Sono stato chierichetto, studente rimandato, operaio, autista di pullman, portiere d'albergo, ho fumato sigarette d'importazione, spiato notizie e scandali, ho trovato in un annuncio la donna che ho lasciato. Se non che somiglia a una soffitta vecchia e vuota, il solaio polveroso d'una chiesa. Ma la crepa da cui entra, quel che resta del sole, a guardarla bene, ha la forma di una croce. So che ti attraversa un dolore viscerale, e quando ti affacci sulle strade al mercato del tuo paese, quando distratta ti incanti alla finestra, non puoi che guardare tutto attraverso il bruciore di una piaga. Ma sappi che è sacro questo misterioso patire, questo incomprensibile spasimo del cuore e dello stomaco, e che attraverso i tuoi muscoli tesi e il tuo languore costante ti si innerva nella carne un più profondo dolore. Chi patisce in te farà rigermogliare la tua vita. Sospiro il giorno in cui, con le ombre alle spalle, muoverò i miei passi sull'ultimo sentiero. Camminerò, semplicemente vecchio, con gli occhi ben dritti sulla strada. Un sentiero di pietre sotto i piedi, un sentiero di cielo sopra il capo. È che mi sembra di camminare sempre su una via di croce. Mandami giù un raggio di luce che mi ci aggrappa. Alla fine del mondo, d'un tratto, sul grigio mosaico delle nostre città indaffarate, pioverà la luce di un sorriso. Allora ci accorgeremo che c'erano le montagne ed erano lì, a portata di mano. Siccome me ne vado in pezzi, sono venuto qui da te, Maria. Non guardare la lista delle cose fatte, guarda i miei occhi assetati e i miei piedi sporchi di viaggio. Lì, forse, c'è il mio meglio. Un dì, Bartolomeo Colleoni, tornato redivivo dalla tomba, si mise ad ammirare il mausoleo che l'Amadeo gli aveva innalzato. «Non è questa un'opera meravigliosa, degna d'un grande generale, eterno segno della gloria che t'ha rivestito?» chiese a se stesso. «Certo!» si disse. Ma pure scosse la testa e corrugò la bocca sottile. «Certo!» Ma il cuore, quel cuore che t'ha spinto pulsante a ingaggiare battaglie feroci, a istruire schiere d'eserciti, a sfidare i potenti del mondo, che tremò ardente d'amore e gelosia per le guance dolci di Tisbe, che agognò nella notte l'impresa più grande, quel cuore, dov'è? Dove pulsa ora? In quale angolo di questo tempio si sente ribattere l'impeto della sua marcia, il suo fragoroso palpito, capace da solo di sbriciolare fortezze? Belle, simmetriche mura coperte da affreschi ricordano al mondo, è stato, non è. Occorrerebbe farsi costruire un tempio vivo, mormorò fra sé e sé, e se ne andò sospirando. Percorro questi cieli in lungo e in largo da almeno 3 anni, da quando ho fatto il brevetto per charter turistici. L'ho fatto per impressionarla, lo ammetto. Ma le cose van così. Dai e dai, ho finito per trovarmici bene fra le lamiere di questa carretta volante. Lei non l'ho impressionata. Ha proseguito a cantare nei locali del centro sulle note di un'orchestrina jazz. Il contrabbassista, un ciccione col panama in testa, le guarda i capelli, la schiena, la gonna mentre suona e pare che lei la cosa non guasti.
E io intanto a schizzare nei cieli, mentre dico nel microfono: quello è il lago di Endine, quella laggiù è Milano, ed ecco Città Alta. Quasi non ci penso più che mi ha messo un coltello nel cuore, ma tutte le volte che ci arrivo da questa angolazione a quest'ora, quando vedo schierati in posa la Torre del Gombito, il Campanone, il Duomo e Santa Maria Maggiore, non posso evitarlo, è più forte di me. Mi viene da pensare che lei è là in mezzo, a cantare nell'angolo soffuso di qualche locale e che le torri, i campanili, le cupole, le case, le strade, tutta la città tace, tesa e l'ascolta rapita. Lungo i bastioni delle mura veneziane, la sera, quando s'attardano le nuvole a sbirciare la pianura e gli alberi indossano la nera vestaglia, non è difficile imbattersi in fantasmi luminescenti che vegliano sulla città. Una volta ne scorsi uno, intento osservare la finestra illuminata di una casa. «Che avete visto, buon uomo?» apostrofai. Quello mise l'indice sulle labbra e sussurrò. «C'è una mamma che ogni sera mette a dormire il suo bambino». Gli parla mentre gli accomoda il pigiama e lui scalcia guardandosi intorno. Non capisce, poverino, le tenere parole di sua mamma. Nel volto quasi trasparente mi parve di notare un so che di commozione. Da mesi sorveglio quella finestra e sempre quel bambino scalcia, s'agita e borbotta senza capire. Eppure non v'è sera che la mamma non gli parli, sorridendo dolcemente, sostenuta da un'indomita speranza. Mi guardò negli occhi. Allora me ne torno a passeggiare, sollevato, e penso che il mio compito di vedetta è facile e che la città è protetta da forti bastioni ben poggiati sulla roccia. Detto questo, chinò il capo salutando gentilmente e lo vidi allontanarsi fischiettando.